Buongiorno ragazzi, bentornati al canale, come sempre Giulio di Muscoli a Vita. Venerdì mattina, contentissimo, posso lavorare da casa. Sono le 6 del mattino e io vado comunque in palestra, perché quella è la prima cosa che faccio la mattina, così veramente attivo la giornata, mi preparo, mi dà un boost di energia per appunto affrontare la giornata. Quindi io sto andando in palestra in questo momento. Oggi allenamento, faccio vedere un po' a Manchester. Oggi allenamento upper body, quindi farò parte superiore del corpo. Il game plan della giornata, dato che sto a casa, potrò filmare un vlog e farvi vedere quello che mangio e appunto il mio allenamento, eccetera eccetera. Noi ci vediamo dopo la palestra. This is a merry-go-round. I need to get out of town. Your love is bringing me down, but I can't do without it. I can't be without it. My head's spinning round and round. One minute I'm up and I'm down. I know that you're missing me around. Yeah, I can't do without it. E ragazzi, quindi iniziamo qui il nostro full day of eating. Come avevo detto nell'ultimo full day of eating, mi sembra due o tre video fa, se arrivavamo a una trentina di like, o forse 40, ora non mi ricordo esattamente, avrei fatto un full day of eating senza usare integratori, senza alcun supplemento di proteine o altro, per darvi spunto e farvi vedere che tipi di cibi potete mangiare, consumare per colpire i vostri obiettivi di proteine giornalieri, che spesso è la cosa più difficile. Carboidrati e grassi, facilissimo colpirli, proteine un po' più difficile. Quindi oggi vi faccio vedere quello. Macronutrienti totali per la giornata li metto qua sullo schermo. Pensate, considerate che andrò a fare 300-400 calorie di cardio stasera. Iniziamo subito il primo pasto post workout. Ed eccoci qua ragazzi, quindi con il primo pasto, come potete vedere, non si vede l'oatmeal di sotto, ma primo pasto, fiocchi di avena oppure oatmeal in inglese con una mela sopra e un po' di cannella. Questo è praticamente il tipico meal da bro. Di solito ci aggiungerei uno scoop di proteine in polvere, magari whey protein al cioccolato, così dà un po' più di gusto. Ma dato che oggi sto facendo apposta un full day of eating senza alcun integratore, così lo vedete al naturale, con un po' di mela sopra e la cannella aiuta veramente a dargli un po' più di gusto, perché aiuta veramente a dargli un po' più di gusto, che se no così da solo i fiocchi d'avena non è il massimo. Comunque, come avete visto, l'ho cotto con del latte di mandorla, l'ho fatto in padella perché io non ho il microonde qua, ma a casa potete tranquillamente farlo col microonde. Aggiungeteci un po' di acqua se vi piace più una consistenza un po' più molla, eccetera eccetera. Ottimo primo pasto che mi aiuterà a rimanere abbastanza pieno per il resto della giornata, fin quando non voglio fare appunto pranzo. Quindi questo ha tanto volume, quando siete a dieta vi consiglio veramente di provare oatmeal. Magari ci aggiungete un frutto, può essere della mela, una banana, eccetera eccetera. Ottima fonte di carboidrati, quindi come post workout o pre workout dove vi serve un po' più di energia, perfetto. Piccolo snack leggero che però vi terrà abbastanza pieni. E ovviamente al lato, dato che non ho consumato appunto, di solito ci metterei le proteine in polvere per 20 o 30 grammi di proteine, ma dato che è solo questo, praticamente questo è solo carboidrati,
Accanto ci metto uno di questi yogurt. In realtà questo è del quark, è un tipo di formaggio a zero grassi. Potete, se no, semplicemente il Total Fag è 0%, sono sicuro che lo conoscete. Yogurt greco 0%, ha un sacco di proteine anche quello. Quindi io mi mangerò questo primo pasto e poi, ragazzi, mi devo mettere sotto con il lavoro. Ma noi ci vediamo nel secondo pasto. Ragazzi, mamma mia, buonissimo, vi consiglio veramente di provarlo. Soprattutto poi quando fate il digiuno intermittente. Io ad esempio stamattina non ho mangiato per 4 ore, sono andato in palestra a digiuno. Poi il primo pasto dopo il digiuno intermittente, ragazzi, è buonissimo. Vi consiglio veramente di provarlo. Ragazzi, è 1:30, io sto lavorando più o meno da 4 ore. In questo momento volevo farvi vedere, dato che vi faccio vedere tutto, mi sto bevendo una di queste Monster White zero calorie. La vedete sempre perché veramente, non so, la trovo che sia più buona della Sprite, anche dolce, quindi mi aiuta veramente a stare a dieta più facilmente. E ovviamente un po' di caffeina per essere più produttivi, per fare un po' più di lavoro. Se, non so se ci sia in Italia, ma se ci sta, ragazzi, provate, è buonissima. Comunque, il piano della giornata, io qua farò un altro oretta di lavoro, poi più tardi mi faccio il pranzo, vi farò vedere dopo cosa faccio. E ragazzi, stessa posizione di prima, ma alla mia cucina, che ci posso fare. Comunque, secondo pasto, qui vedete 4 uova, ma solamente i bianchi, 4 uova e 2 uova intere, un po' di anguria, lo so, combinazione stranissima, ma rientra nei macronutrienti perfettamente, quindi va tutto bene. E poi qui invece un po' di pollo, peperoni, spinaci, tutto su un po' di pane integrale, 2 fette di pane integrale. Ah, e nelle uova ci ho aggiunto, per un altro po' di grassi, ci ho aggiunto 2 fette di Lerdammer Light, quindi di formaggio light. Questo, i macronutrienti li metterò in questo momento sullo schermo. Come potete vedere, alto in proteine, più o meno medio, diciamo, in grassi, usando solamente i bianchi di 4 uova invece del tuorlo. Questo mi aiuta a ridurre i grassi, dato che i grassi, 6 grammi di grassi sono contenuti nel tuorlo e non nel bianco. Il bianco contiene le proteine. Magari se siete dietologhi, non so, ora mi odierete perché direte che tutti i micronutrienti sono nel tuorlo. In termini di composizione fisica, meglio fare così, così che rimanete più bassi in grassi. Se invece avete tanti grassi da utilizzare, potete andare semplicemente utilizzando tutte le uova. Ci ho aggiunto il formaggio per un po' di sapore. E questo è il piatto finale. Pasto 2, ottimo snack, ve lo consiglio veramente. Il formaggio rende le uova una bomba. Detto questo, io mi godo il mio piatto, noi ci vediamo nel prossimo pasto. E ragazzi, terzo pasto della giornata, a merenda una mela con della cannella. Piccolo trucchetto, mettete la mela nel microonde e uscirà molto più dolce, molto più zuccherata. E ragazzi, cambio di programma, è uscito il sole pazzesco, quindi sto andando a raggiungere i miei amici che stanno appunto facendo un barbecue. Quindi molto probabilmente non riuscirò a traccare esattamente calorie eccetera eccetera, però quindi stimerò il tutto, ma vi farò vedere esattamente quello che prendo. Ci vediamo dopo.